Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e oggi nello studio di Yuri Maratta volevamo portare un argomento molto interessante, ma anche delicato al tempo stesso, che è quello di cosa vogliamo fare, cosa facciamo nel caso in cui ci infortuniamo, ci facciamo male durante l'allenamento o qualsiasi momento della giornata. Questo assieme a Yuri perché lui, oltre che essere personal trainer e atleta, è anche probabilmente soprattutto, possiamo dire, fisioterapista. Quindi volevamo portare questo video per voi sul canale in cui creavamo una routine, un approccio, una scaletta di cose che potevamo fare per riprendere da un infortunio o quant'altro. Ah, nel frattempo, ragazzi, non badate alla nostra mascotte. Che sta Cercare facendo? mobilità perché ha una gara di mobilità Sta facendo la sua bella routine di mobility mentre noi registriamo questo utile video. Quindi, nel caso, prendete spunto anche dai suoi esercizietti. Sono l'unica seria. Grazie. Allora, appunto, come ha detto Marco, io sì, sono fisioterapista, quindi direi che è un argomento abbastanza interessante da trattare, quello dell'infortunio, se vogliamo chiamarlo, ma anche più banalmente vari dolorini post-allenamento o qualsiasi altro evento durante la giornata che non devono per forza considerarsi degli infortuni veri e propri, ma che però danno fastidio e quindi devono essere in qualche modo affrontati e trattati, possiamo dire. Sì, diciamo per assicurare i più, come prima cosa, che alla fine quello che facciamo è sollevare pesi in palestra, non stiamo giocando a scacchi, quindi delle cose possono capitare, possono succedere, non sempre le giornate fileranno lisce, quindi è anche abbastanza, non dico comune, ma probabile che durante il percorso ci siano dei rallentamenti perché ci facciamo male. In determinati distretti corporei possono succedere varie cose, come sappiamo, che non sono anche sulla base di quello che facciamo noi, quello che sono le nostre scelte, ma sono anche cose piuttosto imprevedibili, come Yuri ben sa, insomma, shit happens, quindi Esatto, sto per dobbiamo dirlo. stare attenti, sì, però capire che non abbiamo la completa gestione di tutto quanto, e la cosa più importante è qualora dovesse succedere qualcosa, non andare in panico, non spaventarsi, capire che il corpo comunque è una struttura che si adatta e che può guarire, può adattarsi a varie situazioni, quindi vogliamo avere gli strumenti giusti per poter attuare questi processi nel caso dovesse succedere. Esatto, allora partiamo da una premessa, cioè che cercheremo di stare il più generale possibile per comprendere qualsiasi tipo di dolore muscolo-scheletrico che possiamo provare. Ovviamente è anche difficile rimanere nel generale e per ogni singolo caso ci vorrebbe un singolo Esatto. trattamento diverso, cose diverse, quindi questo per dire che non entreremo nello specifico, ma ovviamente ognuno di voi dovrà farlo nel caso in cui insorgesse qualcosa. Sì, il video di oggi quindi sarà una cosa, un approccio generale. Quello che vogliamo fare è darvi gli strumenti per poter modificare il vostro programma o il vostro stile di vita nel periodo in cui guarite dall'infortunio, in modo da permettervi appunto un rientro in palestra il più in forma possibile e il più veloce possibile anche. Quindi possiamo partire magari da delle ipotesi. Ipotizziamo che ci stiamo allenando e riscontriamo che durante alcune serie di squat, alcune serie di stacco da terra, che siano le ginocchia e la schiena, iniziano a darci noia. Magari anche una cosa ripetuta nel tempo, si parla intanto di leggeri fastidi. La prima cosa che possiamo valutare è se stiamo facendo magari troppo volume, quindi nel caso inizia a presentarsi un fastidio alla schiena, fastidio alle ginocchia e quant'altro, la prima cosa che possiamo valutare è se riducendo il volume in allenamento, che possono essere le serie, le ripetizioni, la frequenza con cui trattiamo questi gesti durante la settimana, abbassando questi magari il dolore non si manifesta più perché il corpo ha più possibilità di recuperare. Se questo magari a volte non è sufficiente, continua a persistere il fastidio, possiamo approcciarci a abbassare i carichi per il momento, quello che è necessario perché il fastidio smetta di essere presente, il dolore smetta di manifestarsi e dare la possibilità al corpo di guarire. Qualora non fosse sufficiente anche l'abbassamento dei carichi e l'abbassamento del volume, dobbiamo andare a capire
quale movimento e quale porzione del movimento ci dà noia, perché noi vogliamo modificare il nostro allenamento il meno possibile, fuggire il meno possibile da quelli che sono gli schemi motori che andiamo a praticare, ad allenare, perché vogliamo essere atleti, diventare forti su quelli. Quindi nel caso dello squat, generalmente facciamo un esempio molto veloce, se abbiamo un fastidio, un dolore al ginocchio, spesso si manifesta più pieghiamo il ginocchio. Quindi una cosa molto semplice che possiamo fare per permettere al ginocchio di guarire, ma pur sempre allenando lo squat, può essere uno squat dai pin al box, in cui non scendiamo così tanto, non andiamo in buca così profondamente, rimanendo più alti abbiamo meno flessione al ginocchio, possiamo allenare lo squat, l'infortunio intanto guarisce e continuiamo a fare il movimento che ci interessa. Questo dobbiamo imparare anche a manipolarlo e applicarlo sugli altri esercizi, qualora si manifesti dolore, discomfort in punti diversi, però questa è anche prerogativa o di un fisioterapista o comunque di un trainer che capisca come potervi allenare. Allora, esatto, tutto corretto. Diciamo che possiamo dire generalmente che il motivo principale o più comune, la causa più comune di infortunio, anche data dall'evidenza scientifica, è la gestione del carico. C'è un carico eccessivo, però con carico non si intende semplicemente il peso sul bilanciere, ma si parla appunto di volume o di intensità e anche di carico esterno dato da lavoro, vita sociale, tutto quello che può aumentare lo stress generale sul corpo umano va ad aumentare il nostro carico. Se i nostri tessuti non sono pronti, non sono ancora abbastanza forti al carico allo quale lo stiamo sottoponendo, si può andare incontro all'infortunio. Quindi una prima ottima cosa da fare è cercare di ridurre questo carico esterno, quindi partendo dal volume, come abbiamo detto, dall'intensità o appunto dai ROM di movimento. Se quindi mi rendo conto che il mio dolore compare in un preciso punto della mia alzata, cercherò in un primo momento di evitare quel punto e quindi riduco i ROM con degli squat dei pin o in qualsiasi altro esercizio, degli stacchi invece che la terra, gli faccio dei blocchi, eccetera eccetera, cercando però ovviamente di pian piano tornare alla vecchia esecuzione, quindi pian piano di riavvicinarmi a quel punto doloroso, perché ovviamente più io ricomincio ad allenarmi, ricomincio a riavvicinarmi ai vecchi carichi, più il mio corpo si riadatta e più il dolore scomparirà e quindi potrò tornare a ripetere l'esercizio uguale, identico a come lo facevo in passato. Esatto. Un punto molto importante sul quale Yuri sicuramente concorderà, visto che sfatiamo anche un mito, è che molte persone hanno paura che una tecnica scorretta, magari anche delle deviazioni di un singolo grado della posizione della nostra schiena e di uscita dalla traiettoria e quant'altro, possano causare istantaneamente un infortunio. Questo molto spesso non è il caso. Ci sono magari dei casi in cui sì, uscire così tanto dalla tecnica che siamo soliti ad avere ci porta a farci del male, ma il più delle volte la causa principale è appunto un sovrauso, un overuse di quello che sono i gesti che andiamo a performare in palestra. Quindi fare le cose nel tempo e farle troppo pesanti senza permettere al corpo di recuperare, anche se siamo perfetti tecnicamente, possono portarci ad avere dei rallentamenti dovuti a infortuni. Quindi è la prima cosa a cui vogliamo stare attenti, dando anche per scontato che comunque vi state allenando per avere una buona solida tecnica, che è comunque una cosa importante, ma non vogliamo essere estremamente pignoli da avere anche paura di deviare leggermente il nostro corpo, che sono cose che avverranno sempre durante l'allenamento. Non avremo mai il pieno controllo di tutti i gradi di flessione, estensione della nostra schiena e quant'altro. Sono cose che non riusciamo a gestire e pensarci troppo fa più male che bene, come abbiamo visto. Esatto, banalmente il nostro corpo si adatta agli stimoli che noi gli diamo. Quindi se noi per esempio alleniamo il nostro corpo a staccare a schiena flessa, lui si adatterà a staccare a schiena flessa e quindi non è che il movimento stacco a schiena flessa sia di per sé pericoloso. Se io lo alleno così com'è, diventerò forte in quello. Al contrario, se io mi sono sempre allenato con una schiena perfettamente dritta e tutto d'un tratto vado a introdurre uno stacco a schiena flessa o un qualsiasi altro movimento al quale non sono abituato con un carico eccessivo, appunto è il carico troppo alto in un singolo istante che va a generalmente creare l'infortunio. Generalmente possiamo dire che sono appunto anche le variazioni rispetto a quello che il nostro corpo è abituato a fare che possono portarci a degli infortuni. Banalmente, se una persona per qualunque motivo ha sempre staccato con una schiena flessa e noi gli insegniamo a staccare con la schiena dritta, magari proprio in quell'istante lì
creiamo un danno perché lo portiamo a sollevare carichi alti in una posizione in cui il suo corpo non è assolutamente abituato a generare potenza. Esatto. Quindi anche se vogliamo correggere le nostre alzate, partiamo dalla base che vogliamo farlo con calma, anche se è a fin di bene che vogliamo magari raddrizzare la schiena, cose che dobbiamo fare gradualmente e non con grossi salti di carico da subito. Quindi fino a qui possiamo trarne che la cosa più importante è continuare a muoversi, indipendentemente che sia allenandoci, facendo mobilità, andando semplicemente a camminare. Già l'azione di muoversi e muovere l'area infortunata in un range sicuro, senza dolore, ci permette di mantenere quella confidenza con il corpo che tutto sta andando bene e facilitare i processi di guarigione attraverso anche il miglior afflusso di sangue e rinnovare i nutrienti che affluiscono alle articolazioni, ai muscoli che sono state coinvolte. Quindi muoversi è importantissimo, che sia camminare, fare mobilità e dedicare proprio attenzione a quello che è successo. Questa è una cosa importantissima. Allora sì, sicuramente diciamo che possiamo suddividere la cosa lungo una scala temporale. Se nel momento più acuto è giusto prendersi un attimo di pausa, di riposo completo, per esempio nelle prime 24 ore dall'insorgenza dell'infortunio, ci sta benissimo. Da lì iniziare a reintrodurre gradualmente il movimento partendo da quelli più leggeri, come per esempio una camminata, una corsetta, una pedalata su una cyclette, va benissimo e ci permette di iniziare a muoverci sotto bassi carichi. Da lì, sempre per quello che ci consente il dolore, ritornare ad effettuare un vero e proprio allenamento, per esempio in sala pesi, partendo da carichi molto più bassi a quello a cui siamo abituati, e gradualmente instaurare tutti i consigli che abbiamo dato anche prima per ritornare ai vecchi carichi. Perché in generale, in qualsiasi tipo di disturbo muscolo-scheletrico, la cosa che effettivamente funziona anche per quanto riguarda l'evidenza scientifica è il movimento e l'allenamento. Quindi altri tipi di terapie passive o altre tipologie possono essere d'aiuto nella riduzione sull'immediato del dolore acuto, possono aiutare, ma non sono quelle che ti fanno guarire il tuo tessuto. Il tessuto corporeo, muscolare, osseo, articolare che sia, ha bisogno di movimento per tornare ad essere nella sua condizione ottimale, questo sicuramente. Un'altra piccola parentesi che voglio fare è che vogliamo prestare maggiore attenzione all'aspetto del riscaldamento, tutto quello che facciamo prima di cominciare ad allenarci, quando siamo infortunati, quando rientriamo da un infortunio, e anche perché vogliamo avere più esperienza ogni volta che ci infortuniamo, essere più saggi e prevenire al meglio le cose che possono succedere in sala pesi. Quindi prestare attenzione al riscaldamento sicuramente è importante. Possiamo anche utilizzare maggiormente l'attrezzatura di supporto, come possono essere le cinture, le ginocchiere, le fasce per i polsi, se aiutano le zone che sono state infortunate a permettersi di rimanere più stabili, più sicure, più al caldo, mantenere meglio le temperature, soprattutto nella stagione fredda. Magari questo aiuta a prevenire un po' di più futuri infortuni o curare quelli che sono in processo di guarigione. Perché diciamo che la tematica dolore è molto complessa, il dolore è un argomento molto complesso sul quale ragionare, però banalizzando leggermente possiamo dire che il corpo umano in seguito ad un infortunio, quindi ad un episodio doloroso, ha bisogno di tornare a fidarsi di quel movimento. Quindi so che io piegando il ginocchio percepisco dolore, devo riuscire a trovare delle strategie che mi permettono di andare a piegare il ginocchio in assenza di dolore, per far comunicare al mio corpo che quel movimento lo posso fare, è sano, non mi fa del male e quindi posso tornare ad allenarmi per bene, altrimenti si va incontro a un andamento maladattivo. Se per farlo ho bisogno di una ginocchiera o di qualsiasi altro tipo di anche strumento esterno che mi aiuta a percepire meno dolore sull'immediato e quindi poter tornare a muovermi, perché non farlo? Esatto, perché il più delle volte quello che si vede in sala pesi quando ci si fa male è la paura poi del movimento. Quindi magari vediamo persone che si fanno male alla schiena, per esempio, e possono tendere a diventare o moltissimo rigide, quindi vediamo che a livello del tratto lombare non riescono più ad articolare bene, o al tempo stesso magari, d'altro canto, diventare ipermobili e quindi a non stabilizzare più bene quella zona. Quindi cambia completamente la percezione che abbiamo
della sezione del nostro corpo coinvolta e diventa molto più pericoloso e molto più difficile riuscire a guarire da quell'infortunio perché il nostro corpo non si fida appunto più di noi e dei movimenti che vogliamo fargli fare. E poi lì andiamo a scaturire nel dolore cronico, che è tutta un'altra questione ancora più complessa, perché per cui non stiamo qua a trattarla oggi, stiamo parlando di dolore acuto. Quindi, traendo delle conclusioni, cosa possiamo dire? Come abbiamo già detto fin dall'inizio, sicuramente non andare in panico e affrontare la cosa con razionalità, schematici, belli precisi. Di sicuro, se in tutto questo vi affidate anche ad uno fisioterapista specializzato, magari soprattutto nell'ambito sportivo, che vi possa guidare in questo percorso, male non fa, soprattutto anche se invece si ha il sospetto di problematiche più gravi o comunque il dolore tende a non passare o non riusciamo a venirne a capo da soli, di sicuro affidarsi ad una figura esperta è la cosa migliore da fare. Assolutamente. Quindi appoggiatevi a un fisioterapista se ne avete uno, meglio ancora se comprende lo sport che fate, i movimenti che fate in sala pesi, questo è molto importante, riuscirà a rassicurarvi molto di più e guidarvi molto meglio sulla vostra guarigione. E al tempo stesso, se avete un coach, un trainer, dategli tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio il vostro allenamento se siete in una fase di guarigione, in modo che possa essere il più breve possibile questa, ma anche il più preventiva possibile per eventuali infortuni futuri. Perfetto, quindi che dire? Avete qui entrambe le figure a cui rivolgervi, in caso di problemi fisioterapici non esitate a contattarmi, tanto sotto qua trovate tutti i miei link, giusto? Esatto, tutti i link in descrizione, tutto quello che vi serve, grazie per essere stati con noi nel video di oggi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Parlare con i bambini, sei sicura di voler restare qua finché facciamo il video? Ma cosa? Stavo parlando con te, non stavo riprendendo. Ah, è vero. Era per te, era abbastanza. Rifai. Tutto ok? Sì. Che casino. Ciao. Eppure si sta pure scaricando, quindi. Sì, dai, concludiamo. Ma no, così diventa troppo. No. Quello lo mette dopo, nei fuoriscena, alla fine.